Ciao bambini, benvenuti nel paese delle misure. Però prima vi volevo chiedere, ma voi lo sapete cosa vuol dire misurare? Misurare vuol dire confrontare. Ad esempio, è più lunga la lingua del camaleonte o la lingua della giraffa? Pesa di più una piuma o un gattino? È contenuto più vino nella bottiglia o nel bicchiere? Io posso misurare tantissime cose, però iniziamo dalle cose un pochino più semplici. Io posso sicuramente misurare la lunghezza. E cos'è la lunghezza? Vediamo questa immagine. Qual è il serpente più lungo? Beh, basta vedere, no? Il serpente più lungo è sicuramente il secondo. Però vedete questa linea? Questa linea ci fa capire meglio che il secondo serpente è quello più lungo. Proviamo a metterli in ordine. Quindi il più lungo abbiamo detto che è lui, il numero uno. Quello meno lungo del numero uno, quale sarà quello che viene subito dopo? Beh, se il numero 1 arriva qua, il secondo è proprio lui. E il terzo? Eccolo, il penultimo serpente. E quello meno lungo di tutti? Eccolo qui, è lui. Ma non solo io posso misurare la lunghezza, posso misurare anche l'altezza. Vediamo un esempio. Se io vi chiedessi chi è più alto tra Albert, Lisa, Oscar e Rita, beh, il più alto è sicuramente Albert. Ma se io faccio riferimento ancora a queste lineette che mi aiutano a capire e le conto, posso dire quanto sono alti tutti questi personaggi, ad esempio Albert, è alto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lineette. Lisa invece è alta 1, 2, 3, 4, 5, 5 lineette. Oscar è alto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 lineette, mentre Rita è alta 1, 2, 3 e 4 lineette. Vedendo adesso i dati, posso confermare che Albert è il più alto. Quindi, come faccio però a sapere quanto misura esattamente l'altezza o la larghezza di qualcosa? Sicuramente alcuni di voi lo sapranno già. Beh, sicuramente uno strumento importante è il metro. Vi ricordate, con il metro io posso misurare tantissime cose. La mamma o il babbo probabilmente vi hanno misurato tante volte l'altezza con il metro, no? Crescete sempre di più. E il metro aiuta a capire di quanto siete cresciuti, quanto vi siete alzati. Ma non solo, se devo misurare delle cose piccole, posso utilizzare il righello, quello che ci aiuta anche a volte a fare delle linee precise. Ecco, il righello, se vedete bene, ha questi spazi. Questi spazi qua sono i centimetri. Il vostro libro vi chiede di misurare vipera velia. Come facciamo? Utilizziamo il nostro righello di prima. Guardate quante lineette occupa Vipera Velia, dove si ferma la lingua al numero 8. Quindi possiamo dire che Vipera Velia è lunga 8 lineette, ovvero in questo caso, se fosse un righello vero, 8 centimetri. Ma con il righello e con il metro posso misurare tantissime cose, posso misurare la mia altezza, posso misurare un quaderno, posso misurare il letto, la cucina, il divano. Proviamo a misurare una figura geometrica.
ad esempio, un rettangolo. Voglio misurare la lunghezza del rettangolo. Guardo bene, posiziono il righello sul numero 0, perfetto, perché se no non mi torna, e guardo fin dove arriva la fine del rettangolo, al numero 9. Quindi questo rettangolo avrà una lunghezza di 9 centimetri. Adesso voglio provare a misurare l'altezza. Quindi sposto il righello, lo metto sempre sullo 0 e vedo fin dove arriva. Arriva al numero 4. Quindi questo rettangolo avrà un'altezza di 4 centimetri. E se non ho il righello o il metro a disposizione, come posso misurare lunghezza e altezza? Beh, potrei misurarla contando i quadretti, oppure con i miei piedi, con i palmi delle mani. Ci sono tanti modi e l'anno prossimo li impareremo ancora meglio. Per adesso prendete il vostro libro di matematica. Andate a pagina 95. Dovrete completare la pagina 95 e la pagina 96. La pagina 95 parte proprio nel misurare Vipera Velia. Quanti spazi è lunga? E poi vi dirà, appunto, come vi ho detto prima, che questi spazi si chiamano centimetri e si scrivono cm. Poi vi chiede di prendere la vostra matita e appoggiarla sui quadretti qui sotto. Contate i quadretti e scoprirete quanto sarà lunga la vostra matita. Vi chiede anche quanti quadretti misura la matita più corta della classe e quanti quadretti di differenza ci sono tra la sua matita e quella più corta della classe, ma noi purtroppo non lo possiamo fare. Passiamo alla pagina successiva. Vi chiede di scrivere quanti quadretti è alto ogni giocattolo. Quindi guardate bene l'altezza di questo orsetto e della bambola e contate i quadretti. Anche questo purtroppo noi non lo possiamo fare, ma se è da tanto che non vi misurate l'altezza con la mamma o con il babbo o con chi vi è accanto, provate, prendete un metro e misurate con la mamma o il babbo la vostra altezza. Quanto siete cresciuti? Fatemi sapere. Un bacio grande!